amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno, buongiorno ragazzi. Ragazzi, oggi parliamo di questo tattico che la Juventus ha ingaggiato, questo Paolo Bianco. Allora, Paolo Bianco noi lo conosciamo. Io che faccio, io che lavoro a Siracusa, io che sono clientini, noi questo Paolo Bianco lo conosciamo. Oggi ho parlato con due ragazzi, un collega, Angelo Leone, nel frattempo lo saluto, e di Siracusa, e uno, un amico, l'avvocato Luca Miscichè, che saluto anche lui, di Lentino, un mio compaesano. E allora parliamo di questo. Io ho chiesto lumi anche su questo allenatore, e l'Angelo Leone mi diceva qui a Siracusa che lui praticamente è un grandissimo allenatore, avete fatto un grandissimo acquisto. Questo è un allenatore a 360 gradi, cura la fase difensiva, sì, è molto, ha una predisposizione alla fase difensiva, però è un grandissimo allenatore. Lui addirittura mi diceva un allenatore veramente alla Conte, un maniacale, uno che vive il calcio 360 giorni, 365 giorni all'anno, in maniera totale. L'avvocato Luca Miccichè invece sponda Lentini, il mio della Sicula Leonzio, non mi parla tanto bene. Non diciamo che non ha molta stima di questo allenatore, di questo tattico, di questo personaggio. Resta il fatto che, ragazzi, Allegri ha bisogno di questo ulteriore supporto, di questo ulteriore supporto tecnico, e da lì si evince la sua difficoltà. Allora a questo punto hanno ragione le parole, sono giuste, sono veritiere le parole di Cassano, fanno scopo con questo concetto, il concetto che loro al Milan non facevano mai la tattica, la faceva da sotto, quindi lui sconosce la tattica. E a questo punto gli hanno preso questo Bianco, che lo stanno cercando di aiutarlo in tutte le maniere, da destra a manca stanno cercando di aiutarlo. Noi paghiamo 7, 8, 9 milioni a una persona che a livello tattico non ci capisce niente, perché ha bisogno praticamente del tutto. Quindi, ripeto, noi qui questo Bianco lo conosciamo. Io spero che sia quello che dice Angelo Leone, che sia veramente un grande allenatore, un grande diciamo tattico, che possa veramente aiutare questo fantino, questo incompetente che abbiamo in panchina. Questo che visto e considerato, ripeto, che lo stiamo vedendo. Io ero convinto che Landucci, anche perché oggi infatti su Twitter ho fatto una domanda ai ragazzi dicendo: ma scusate, ma io pensavo che Landucci fosse il tattico, fosse l'allenatore in seconda e fosse anche il tattico. E evidentemente non basta, hanno bisogno di un ulteriore aiuto per questo fantino, per il Minnesota. Vediamo che succede, ragazzi, perché ripeto, questa è la dimostrazione ulteriore che in panchina abbiamo veramente un allenatore che secondo me è molto 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 sopravvalutato. Va bene, il mercato lo sappiamo, non decolla, siamo sempre qui alla finestra a vedere cosa succede. Ormai siamo abituati. Comunque, ragazzi, questo era un argomento veramente che mi ha veramente anche preoccupante. Attenzione, ragazzi, è preoccupante che io abbia bisogno veramente di uno che ti accompagna con la mano, e ti dice: no, devi fare questo, no, devi fare quest'altro, no, metti la squadra così, no, fagli fare questa cosa. E fatemi capire, ma tu che cazzo fai? Ma tu che cazzo fai? Fammi capire, non lo so, ma fammi capire, ma tu che cazzo fai? Che questo è un problema, ragazzi, è un problema. Comunque, ci vediamo pomeriggio, se ci sono novità, ma se ci incazzate fino alla fine forse io.